superficiale. Non è grave. L'hai ammazzato. Perché? Come fai a essere tanto spietato? Sta zitta! Tu non sapevi cosa succedeva. Non ti importava. Non importa a nessuno. Fa parte del gioco. Non ha importanza chi dei due vince. A patto che sia divertente. Ad alcuni però importa. E questa film Heist, Mr. Shane? E questa Vilma Reis, Mr. Sheen? E questa Vilma Reis, Mr. Sheen? No. Auf Wiedersehen. Infatti non pareva neanche a me da come me l'aveva descritta, ma l'ho fatto per uno scrupolo di coscienza. Non si sa mai qui. È incredibile. Quando dicono che ha i capelli rossi, è una bionda. Quando dicono che ha gli occhi azzurri, poi li ha grigi. Non riesco a capire come fanno a riconoscere i loro parenti più stretti quando se li trovano vicino in autobus. Allora, le posso dare un passaggio? No, grazie, vado a piedi. Ah, mi dia su indirizzo prima di partire da Vienna. Vilma Reis, non me lo scordo. Sono io. Ondraček. Le devo parlare. Deve scusarmi. Lo so che non dovevo venire qui, ma non riesco a trovare Vilma. Vilma è morta. Ho visto adesso il corpo. Qui. A Vienna. Mi aveva fatto sapere che era appena tornata da oltre cortine. Sono andato al solito posto e non c'era. Ho aspettato 3 giorni. E poi ho cominciato a cercarla. E l'ho trovata all'obitorio. Sapevano tutto. Tutto di noi. Di Carol, di Vilma, di mio fratello. Dove andiamo? Cosa facciamo? Sanno tutto. Tu come ti sei salvato? Vilma mi ha chiamato ieri per telefono. E si è tradita. 2 parole sono bastate. Mi ha detto solo, vattene, vattene.
sì che è stato lui. Lei era il contatto. E soltanto Grubner sapeva che era lei. Ma io lo conosco, Grubner. Grubner non parlerà mai. A meno che non... A meno cosa? Vorresti dire che Grubner è passato dall'altra parte? Adesso che fa? Lo chiamiamo. Lo avranno già pescato a quest'ora. Sarà già morto. Non è questo quello che pensi. Vero? Guarda la strada. Se davvero lavora per gli altri, mi risponde. Per cercare di fregarmi ancora un po'. Se non risponde, hai ragione tu. È morto. O come morto. Spero che sia morto, allora.
che aveva detto. Segnale di allarme. Allora era proprio Grubner. No. C'è il tuo treno, sbrigati. Andracek. Mi hai detto di tuo fratello. Com'è andata? Appena Vilma ha attaccato, l'ho chiamato. Però non c'era. E la padrona mi ha detto che erano venuti due a prenderlo a casa. Tutti finiremo così. Polly, quanto mi sei mancata. Non vedevo l'ora di tornare. Aspetta che abbia finito il giornale, ti dirò quanto sei carina. Perdonami. L'ho letto. Insomma, dov'è che mi porti? Oh, i Booth danno una delle loro solite feste nel castello a Vito. Giochi all'aperto e bevute al chiuso. Non sei contento di essere inglese? Dovresti esserne fiero, no? Sono inglese come una vacca spagnola e lo sai. La signora e il signor Booth sono in giardino, signore. Grazie. E tu perché non hai una casa come questa? Perché i miei antenati, contrariamente a quelli del nostro ospite Adam Booth, non avevano fiducia nel commercio degli schiavi. Cosa hai intenzione di fare dopo? Io vado a letto. Mi piace l'idea. Non sapevo che fossi tornato. Vieni, parlami un po'. Adam non mi racconta mai niente. Ma dov'è? Dove può essere? E così per oggi non ci si vive più. E tu cerca di farne a meno. Io ho cercato di vivere senza di te, ma non posso. Ormai è così. Ma è questo che senti per me? È solo questo. Io ti amo. Cosa devo fare per dimostrartelo? Mi ammazzo. Polly! Ciao, Adam. Come va? Non hai avuto fortuna, caro. John? Adam?
Vieni a bere qualcosa? Oh, Adam, non te lo portare via subito. È appena arrivato. Oh, magnifica partita, Crop. Non è andata male. Bravissimo. Comunque non sono completamente soddisfatto. Sono un po' fuori allenamento. Adesso arriva Philip. Parla con lui. Vieni. Ah, Polly, ti hanno lasciato in asso? Oh, sì, ma non sono sola. Vieni a vedere il gioco. È un pezzo che lo vedo. Sai che era parecchio che non ci vedevamo noi due? Se ci vuole ancora molto, mi faccio la barba. C'è una grave manchevolezza nel suo carattere, Shay. Non ha pazienza. Ora è una cosa che nelle scuole inglesi si insegna piuttosto bene. La pazienza. Ma lei le scuole le ha fatte in America, no? Ha fatto l'università nel Michigan, se non sbaglio. Come si è trovato? Maluccio. Tutti parrucconi come qui. Comunque la pazienza è indispensabile. Grubner, per esempio, è uno che sa aspettare. Quanto tempo ha lavorato per lei? Parecchi anni, se non sbaglio. Ma non è stato Grubner. Ci hanno detto... Non importa cosa vi hanno detto. Il contrario. Le nostre fonti sono sicurissime. Sì, sempre sicurissime. Grubner è stato arrestato insieme agli altri. Ridicolo. Così volevano farle pensare. Volevano farmi pensare ciò che pensate voi. Io però sono meno intelligente e non l'ho pensato. Grubner mi era stato presentato da Vilma Rice. Io mi ci sarei giocato la vita su quell'uomo. Ma ci sei giocato la vita degli altri. Continui. L'ho chiamato per radio e mi ha risposto in cifra. Però non era Grubner. Se le ha risposto in cifra, come fa ad affermare che non era lui? Perché eravamo d'accordo che, a parte la cifratura, la prima parola di ogni messaggio sarebbe stata sbagliata. E non lo era. Hanno voluto farmi credere che fosse un agente doppio. Ma perché avrebbero voluto farle credere questo? Per impedirmi di sospettare di qualcun altro. Di qualcun altro? Qualcuno molto in alto, qui a Londra. Ma andiamo, Shay. Come le viene in mente? Ve lo dico io. Non ci dica niente, invece. Si legga piuttosto cosa ha detto Radio Praga ieri sera circa la scoperta di una rete spionistica dovuta all'opera di un certo Raphael Grubner. Cerchiamo almeno di saperne quanto ne sanno i giornali. Sarebbe questa la fonte sicurissima. Ne abbiamo anche altre. Comunque l'operazione Pinball è ormai chiusa. Secondo me lei ha bisogno di un po' di riposo. Troveremo noi un lavoro importante da darle. Perché non va al centro sperimentale dove lavora il suo amico Crawford? Ci vuole un giro di vite. Non ti arrabbiare. Un'operazione fallita, pazienza. Non devi prenderla come una questione personale. Non devo. Hanno beccato 8 dei miei uomini.
They're dead by now if they're lucky. Oh, caro, sei qui. Qualcosa che non va? La gente se ne sta già andando. Tesoro, te l'ho detto tante volte, non bere troppo. Fammi il santo piacere, lasciami in pace, Sara. Ma si può sapere che cos'hai? Dipende forse dal fatto che c'è John qui. Devi farlo notare a tutti che ti fa piacere vederlo? Non gliel'ho detto io di venire. Hai bisogno di avere sempre qualche uomo che ti ronza intorno. Adesso tu sei ingiusto. Lo faccio solo per essere cordiale. Potresti essere cordiale con me, qualche volta. Io non sono una macchina. Non posso rimanere spenta tutta la giornata e poi stare in moto per 10 minuti la notte. Io odio questo tuo lavoro. Non so come lo sopporti. Su, non ci vengo. Oh, non ti ho invitato. Questo non risolve niente. Perché me li rimetti sempre? Perché senza occhiali sei cieca come una talpa. E adesso che cosa fai? Non fare qualche sciocchezza. Dai, vieni a prendere un caffè. Che scema, avevo giurato di non chiedertelo. Tu che sei all'archivio puoi sapere chi ha avuto in mano i documenti dell'operazione Pinball. Me ne fai una nota. Sei un bastardo. Mettimi a capolista. Ci siamo sopra. L'edificio grande è quello dei laboratori. Quella è la strada che va a Londra. Basta così? Poco impegnativo per te. Già, pare che il lavoro importante sia il tuo. Lo è? Ma io almeno mi auguro che dia dei buoni frutti. Questo è uno dei gabinetti per le ricerche chimiche. Non sapevo che prendessimo parte alle ricerche spaziali. Oh, no, fanno tutto gli americani. Noi lavoriamo soltanto, ma il merito è tutto loro. Grazie.
È arrivata una cartolina da capo Kennedy. Del dottor Clive? E cosa dice? Telefonami alle 4. Brutto affare. Gli risponda... La cerimonia è rimandata, così si regola. Zucchero? No, grazie. È importante questa storia del carburante. Importantissima. Metterà a terra gli americani in questa sciocca corsa spaziale. Sciocca? Beh, gli scienziati sono tutti molto sciocchi. La scienza deve essere libera. Invece questi segreti, queste rivalità... Guarda, il nuovo satellite, per esempio... No, non dirmelo. Sei un po' nervoso oggi. Già, ma sono cose che a me non devi dire. Né a me, né ad altri. Neanche a quelli che conosci bene. Come vuoi. Voi del controspionaggio vedete spie anche sotto i letti. Che cosa vuoi vedere per primo? Fammi dare un'occhiata al sistema di controllo del personale. Sistema di controllo del personale, subito. Posso andare, signora? Sì, ma cerchi di non tardare troppo oggi. Ah, più tardi, George. Buon appetito, Miss Bender. Scusi. Ciao. Salute. Salute. Ti ho portato la nota. È sicura. E che ne faccio? Me la mangio. Eccomi qui. Allora, comanda? Che cosa vuoi? Carne fredda guarnita. Due. Subito. Senti, quante operazioni hai chiuso e classificato fallite negli ultimi 5 anni? Oh, io direi più o meno 10 o 11 in tutto. Oh, niente da fare. Io voglio vedere i fascicoli. No. Io li devo vedere. No. Mi servono. E allora fa la domanda relativa. Non me li danno se li chiedo. Niente da fare, ti ho detto. Carne guarnita? Senti, Paul. No, no e no. Sì. Ma... Va bene, scusami. Non dovevo chiederteli. Però me li hai chiesti. Scusami, te l'ho detto, scusami. È solo che c'è qualcosa che non va. Ne sono sicuro. E non so a chi altro rivolgermi. Comunque, non dovevo chiederteli. Andiamo, mettiti a mangiare. Mi credi una ragazza facile, eh? Beh, ti sbagli. E hai fatto male a chiedermeli. Sei una meravigliosa, deliziosa femmina infida. Grazie. E per di più, ho per te un filetto di bue che è alto così. Brava. Oh, con una deliziosa salsa di arsenico. Ottima. Thank you.
Permesso. Perché non chiudi per stasera? Sei stanca? No, no. Posso portarmeli a casa se vuoi. Oh no, questo è proibito dal regolamento sugli archivi segreti. Articolo 5. Te li devi leggere qui. Anche se li ho rubati. Buonasera. A cosa stavi pensando? A te. Oh, che bugiardo. Su, è domenica, riposati. Ci sono sempre i soliti due nomi. Wally Bentel. Frank Johnson e Adam Booth. Oh. E Johnson ha lasciato il servizio molto prima dell'operazione Pinball. Adam Booth. Hai proprio bisogno di riposarti, sai? Eccolo lì, Rakowski, 64 anni, è da 30 nel controspionaggio russo. Ma dove ha lavorato? Divisione quarta per qualche tempo, poi trasferito all'identità degli stranieri al momento dell'allontanamento russo-cinese. E da allora l'hanno impiegato solo in cose di normale amministrazione, che è un po' strano. Avanti. Ah, Shay, è qui. Ci scusi un istante. E gli altri del fascicolo? Beh, secondo la CIA tutto a posto, tutto negativo per loro. Beh, aspettiamo a vedere se c'è qualche novità. Tanto non è una cosa urgente. Io ero convinto che lei avrebbe fatto parecchia strada, signor Shay. Ma adesso credo che al massimo arriverà fino alla prigione di Brixton. Lei si è servito di un'impiegata dell'archivio per far uscire di qui documenti segreti senza permesso. È vero. E le dico perché. Per passarne il contenuto a una potenza straniera. Lei sa benissimo che non è così. Come fa a dirlo? Perché se così fosse io sarei già in galera a quest'ora. Io l'avevo detto che sospettavo una fuga qui a Londra. E i documenti lo confermano. Quindi chiedo una commissione d'inchiesta. Lei non è nelle condizioni di chiedere niente. Vedremo quanto prima quali provvedimenti prendere verso di lei. Per il momento è sospeso.
E che ne sarà di Miss Mendel? La signorina è già stata sospesa. Tenace, devo dire. George, hai da accendere? Sì, signore. Grazie. Buongiorno, Mr. Booth. John. Adam. Come va? Bene, grazie. Avanti. Buonasera, signorina. Buonasera, signore. Si accomodi. Buonasera. Scusa, mi devo andare a salutarli. Ma tu non hai bisogno di me. E lui sì? Tu sei sicura di questo? Buonasera. Oh, John, come va? Oh, John, ma che piacere vederti. Sono lì a quel tavolo con Poi. Poi magari venite a bere qualcosa con noi. No, grazie, noi andiamo via presto, un'altra volta, molto volentieri. Un aperitivo, signore. Whisky con ghiaccio. Subito. Non ho ancora scelto. Io una bistecca. Che cosa vuoi da bere, tesoro? Quella è la lista dei vini. Dovevo salutarli. A me così non mi saluti mai. Tutto il più a me spetta una botta sul braccio, una guardata di sbieco come se stessi pensando a qualcun altro. A lei, immagino. Desidera ordinare, signore. Come la vuoi la bistecca? Ricordati che il marito di quella è Booth, non sei tu. Ben cotta o sbattuta in faccia. È la lista dei vini, ci dia il menù, per favore. Grazie. Senti, perdonami. Mi dispiace del posto che ti ho fatto perdere. Al diavolo anche il posto. Al diavolo tutti. Se tu avessi cervello, te ne saresti già andato. Avresti fatto come ha fatto Rakowski. Ma che razza di lavoro è questo per un uomo serio? Beh, per me è un lavoro molto importante. Ma cosa ti credi? Che siccome è pericoloso quella là ti cade tra le braccia? Ci sono solo io che ti voglio. Se vuoi appartenere a qualcuno, appartieni a me. Cosa hai detto prima? Che Rakowski se n'è andato? Ma è vero? Sì, ma che cosa c'entra? E dov'è? A Istanbul. Avanti, muovetevi su! Ah, bravi. Comunque, lui è venuto da noi circa un mese fa. Si è presentato all'ambasciata e ci ha detto che si era stancato di fare la spia. Certo che non gli deve essere stato facile. Avanti, via le chiappe da mezzo alla strada, dai! Io non ne sapevo niente. Sì che lo sapevi, l'abbiamo messo nella relazione. Non l'hai letta? Allora può darsi che mi sia sfuggito. Avevano ragione. È un bel guaio circolare in mezzo a quest'inferno. Se n'è andato pulito. Vuoi dire che non ne ha ricavato niente? Un bello zero tondo tondo. Ambasciata. E il signore? Va bene. Thank you.
Adesso ti divertirai. Tutti i giorni dice una storia diversa. Chissà che cosa inventerà questa mattina. Credo che se le sogni di notte. Ha detto perfino che avevano un informatore fra noi. Quello è furbo. Se non fa così lo mogliamo e quegli altri lo fanno fuori. Meno male che martedì lo spediscono a Washington. Ma io gli ha detto questo. Lui era corriere di Londra e ha incontrato quando è ritornato di Mosca. Ma qual era l'esatto compito di quest'uomo? Lui raccoglieva informazioni di fonte di Londra e poi lui trasmetteva a Mosca. Ma lei non sa qual era la fonte, vero? A Londra? Sì, a Londra, si capisce. Dove, se no? No, sono cose di cui io non parlo a queste. Però che faceva il corriere a Londra me l'ha detto. Lei prende questo e quello. Lei mette poi due e due insieme. Un po' qui, un po' là, come aritmetica. Due più due è quattro. Io ammalato di cuore. Chissà se questi io trovo poi a America. Se no scriviamo al KGB di mandarcele. Tu credi veramente che sappia qualche cosa? Lei mi ha detto che questo tale usava il nome Ken Rothery. Ma era il nome di una persona esistente? Sì. Era una famiglia inglese di Kent, io credo. Gliel'ha detto lui? No. E come lo sa? Io ho visto fascicolo tutto per lui a KGB Mosca. Se sapesse volte che io ho detto questo. Senta, io adesso devo un po' riposare. Lei è sicuro che c'è un informatore a Londra, però non sa chi è. E non mi dice come lo sa, secondo me lei non sa niente. E lei come ha saputo che KGB ha fuente a Londra, Mr. Shea? Lei sa questo, vero? Ma neanche lei sa nome di persona. Devo fare una telefonata. Ah, sì. Ma lei non aveva il diritto di interrogarlo. Stia pure sicuro che ne riparleremo. L'abbiamo sottovalutato, questo Shea. Pare che sospenderlo non sia bastato. No. Dovevamo farlo impiccare. Rakowski. Che cosa può sapere quello? L'ultima ruota del carro. Anche la CIA ha detto che non era importante. Dobbiamo levare Shea dalle calcagna di Booth. Quando è che devono sistemare Rakowski? Mi pare che lo portino a Washington martedì mattina. Dobbiamo fare qualcosa prima di allora. Non c'è urgenza. Voglio dire che forse ci aiutano i russi. Ma avete avvisato la stampa? È Washington che vuole un po' di pubblicità. È sciocco, ma dobbiamo farlo. È arrivato quello di Londra? Beh, io speravo di trovarlo qui. Ah. Non possiamo aspettarlo. Partiamo per l'aeroporto fra 15 minuti. Se hai altre domande, fagliele subito.
No, l'assistenza medica è molto cara, America. Se hai soldi, no? Ah. Lei ha detto che Petrov agiva con il nome di Ken Rotley. Quante volte io ho già ripetuta questa storia. Ma dove l'ha preso il KGB questo nome? Io non so. Non si ricorda qualche altra cosa in proposito? Io ho già detto tutto quello che io so. Era famiglia inglese di Kent. Badger di Kent. Badgett? Ci sei stato? È un nome che ho sentito di recente. Non me l'aveva mica detto lei, no? Allora, signori, dobbiamo andare. Andiamo, andiamo, indietro, indietro. Fate passare, fate passare. Basta così, ragazzi, adesso basta. Fate passare, andiamo. Fate passare, largo, largo, non c'è niente da vedere. Andiamo. Presto. Parti! Là dentro, immagino, c'era Rakowski. Professore, lei mi aveva parlato di Rotley. Sì, Rotley, un ragazzo nato qui in paese, emigrato subito dopo la guerra in Sud America. Fermo lì, non ti muovere! Sì, Rotley, un tipo scontroso. Ho avuto il piacere di frustarlo diverse volte. Se ha un po' di pazienza, troviamo la fotografia in uno di questi album. Senta, professore, ci sono solo ragazzi del paese qui. Questa è una scuola molto famosa, Mr. Shea. Ci vengono da tutta l'Inghilterra. Deve essere stato una trentina d'anni fa, no? Ah, eccolo qua. Un dito di vino dolce, Mr. Shea. Grazie. E lo sa cosa gli è successo? Ah, è morto. È morto, Mr. Shea, così ho sentito. Ucciso in una sparatoria di gente equivoca nel Sud America appena ci è arrivato. Chi è quest'altro che gli sta vicino? I nomi sono scritti dietro. Basta così. Guardi che forte questo vino. Adam Booth conosceva Rotley, ne sono certo. Lei fa troppe supposizioni, considerato che è sospeso. Cosa vuole, una confessione firmata? E lei cosa vuole? La moglie di Booth? Voglio una commissione d'inchiesta. Se no, farò da me. Ma Grubner in realtà era un uomo loro, è vero o no? Ci sono solo i russi che lo dicono. Secondo me è morto. Perché dovrebbero dirlo se non lo era? Per dare l'impressione che sia stato Grubner a liquidare l'operazione Pinball, in modo da salvare il loro informatore di Londra. Che lei crede ancora che sia Adam Booth? Sì, lo credo.
Questa è l'ultima seduta. A mezzogiorno sarà tutto sistemato. Non si doveva fare. Non avevamo scelta. Io ho ancora qualche giorno di ferie. Quando sarà finita, Sara e io vorremmo fare un viaggetto. A meno che non mi schiaffino dentro. Questo non lo credo. Buongiorno, signori. Scusate il ritardo. Buongiorno, Shay. Abbiamo iniziato solo da pochi minuti. Allora riprendiamo da dove eravamo rimasti ieri sera, d'accordo? Va bene. Prego. Vedo che lei è stato mandato in America appena incominciata la guerra. Come mai non è tornato subito, quando è finito il conflitto? I miei morirono sotto un bombardamento e io avevo 10 anni. A quanto pare ha ancora del rancore. L'ho superato, però. Ma chi è l'imputato qui? Nessuno è imputato qui. Questa è una commissione d'inchiesta ed è lei che l'ha voluta. Non le pare possibile che le sue esperienze infantili in America le abbiano lasciato la convinzione di doversi fare una strada contro il mondo? Che le sue decisioni avessero un peso maggiore delle decisioni delle autorità costituite? Una volta diventato grande, ho sempre preso da me ogni decisione. La prima fu di tornare nel mio paese e di servirlo nel modo migliore. E il modo migliore le pare che sia violare i regolamenti degli archivi segreti? Lei è portato a prendere la legge nelle sue mani, vero? Mi apre, per favore. Signorina, faccia entrare il signor Gray, per cortesia. Sì, signore. Signor Gray? Grazie. Vado a comprare le sigarette. Va bene. Quale ragione le adduceva Booth per venire a parlare con lei? Diceva che non era contento del modo come procedeva l'operazione Achille. Disse niente dell'operazione Pinball? No, dell'operazione Pinball no. Avendo ascoltato i testimoni citati ed esaminato le loro testimonianze, ne abbiamo tratto le conclusioni all'unanimità e senza divergenze. E giudichiamo i fatti circostanziati e le accuse da lei portate non dimostrabili e pertanto non vere. E siamo convinti che siano state fatte al solo scopo di giustificare il cattivo risultato dell'operazione Pinball. L'inchiesta è pertanto chiusa. Qualunque cosa dicono quelli, io lo so chi sei tu, Adam, e lo dimostrerò presto o tardi.
Dammi una mano. Sei in ritardo. Aspetta mezzo minuto ad entrare. Sono qui. Voglio la torta e lo champagne a letto e me li porti tu. Mi sono scordato lo champagne. Non è possibile. Oggi è il mio compleanno. Ti ho anche telefonato per ricordartelo. Che altro dovevo fare? E ci ho messo tutto il giorno a fare il dolce. Vado a comprarlo. È troppo tardi. Tu arrivi sempre troppo tardi. Ma, Polly, ti ho portato un regalo. Non mi parlare. Hai perduto la testa per quella faccenda. Non ti viene in mente che potresti esserti sbagliato? Non mi sono sbagliato. Ti succederà qualcosa di tremendo. Ti uccideranno e non saprai neanche chi sono. Lo so già chi è. Oh, per favore, lascia andare. Ma perché ti intestardisci così? Perché? Qui è casa mia. E questo è il mio telefono, quindi rispondo io. Pronto? C'è John Shelley, me lo passa. È per te. Sì? John, è una cosa urgente, sono Philip. Puoi venire da me subito. Cosa? È una cosa di estrema importanza. Ma di che si tratta? Senti, non te lo posso dire al telefono. Cerca di venire al più presto, è urgente. Senti, non posso, ti chiamo domani. No, subito, è importante. No. Sì, me lo sono scordato lo champagne. Ma è una cosa così grave? Ci sono tante altre cose nella vita. Booth è il letto. No, te l'ho già detto. John, stammi a sentire. C'è Adam qui. Devi venire, però sbrigati. Va bene. Tanti auguri. Vieni. Non è morto. Cos'è successo? Frugava nelle mie carte. Cercava qualche cosa. Da prima non ho capito. Credevo che fosse un ladro. E gli ho dato un colpo in testa. Sì, gli ho fatto un'iniezione per non farlo rinvenire. Poi ho telefonato a Jones, ma non mi ha risposto e allora ho chiamato te.
È incredibile. Adam. Perché? Cosa stava cercando? Ha prenotato un posto sull'aereo per Atene domani. Atene? Quello è un lavoro urgente che mi ero portato a casa per finirlo. Ma come? Ti porti a casa delle pratiche segrete, tu? Andiamo, è una cosa che fanno tutti, questa. Hai ragione. Lo so che ho fatto male. Ma dopo stasera me ne guarderò bene. Quando non hai trovato Jones, perché non hai cercato il colonnello Scott? Non volevo andare tanto in alto. Tu sei un amico. Se Adam aveva fatto una sciocchezza, pensavo... Va bene. Sarà meglio chiamare Scott. Io non mi fido neanche di loro. Ti ricordi quando ti ho detto di non parlare a nessuno nella mia divisione del tuo lavoro? Uh-huh. Adam è stato sottoposto dietro mia proposta ad un'inchiesta e loro l'hanno scagionato. Scagionato? Ma stava guardando nelle mie carte. Come potrà negarlo? Che potrà dire? Dirà che si trattava di Sara. Dirà che era venuto a dirti di lasciarla stare, che vi siete picchiati e che l'hai atterrato, e che il resto l'abbiamo inventato. Quest'uomo è una spia dei russi, io lo sapevo. E ora lo sai anche tu, e l'hanno scagionato. Se ci faccio entrare anche loro, quelle carte sul tuo tavolo, non so in che modo, ma andranno a finire a Mosca. E allora che vuoi fare? Lo levo di mezzo. Ma non puoi far questo. È un assassino. E ogni giorno in più che vive, qualcun altro muore per colpa sua. Siamo picchiati.
a causa di Sara. Mi ha dato qualcosa in testa. Oh! Perché credi che ci sia andato? Sbaglio terribile. Parla con Philip. Parla con Philip. Ti dirà lui com'è andata. Stai facendo uno sbaglio terribile. Sei impazzito, John. Parla con Philip. Ma non lo capisci. Appena ti alzi, dirigi verso la manica. Io però sto pensando a Sara. Non mi importa di quello che fai, tanto lo sposo. Perché non me l'hai detto prima? Scusami. Non volevo farti male. Non ha importanza. Perché mi lasci? C'è una parte di te che mi sfugge, che è sempre distante, non è con me. Io ti voglio completamente, o non ti voglio. Nessun uomo è così. Alcuni lo sono. Faccia presto, signor Booth. Hanno chiamato il volo. Grazie. Sono pregati di recarsi all'uscita numero 7. I passeggeri in partenza per America col volo Olympic 235 sono Andiamo. Pregati di recarsi. Ti ho preso le rivizie. Passaporto inglese? Sì. A sinistra. Senti, ma quando torni? Ti telefono. Ultima chiamata per il volo Olympic 235, destinazione Atene. I passeggeri sono pregati di recarsi all'uscita numero 7. John! Dove vai, ad Atene? Sì. Ah, ci vado anch'io. Adam, come al solito, è in ritardo. Ma non lo aspetti? No, sarà stato trattenuto da qualcuno. Vedrai che prenderà l'aereo seguente. I suoi impegni di lavoro sono imprevedibili. Mm.
Ancora non mi hai detto perché vai ad Atene. Affari, soliti affari. Quante volte te l'ho sentito dire. Sai, quando ti ho visto all'aeroporto per un istante ho pensato che ti avessero mandato al posto di Adam. Ma non ti hanno mandato al suo posto, no? No. Meno male. Dovrebbe essere come una seconda luna di miele per noi, per vedere se c'è ancora qualche possibilità di andare d'accordo. Ma non sai cosa può averlo trattenuto? No, non so. Purché non si stia ubriacando in qualche bar di Londra. John, ma che cos'è? Scusami. Sono la signora Bus, ci dovrebbe essere una prenotazione. Un momento, guardo subito. Vuole firmare il registro intanto? Quando arriva il prossimo aereo da Londra? Fra circa 2 ore, signora. Vedrai che sarà su quello. Io non ho prenotato, c'è una stanza? Vedo subito. Sì, c'è una stanza. Vuole firmare, signora? Ah, c'è questo messaggio nella sua casella, signora. È la prenotazione per un tavolo al Dionysos, alle 9. L'avrà fatta Adam da Londra. Buona idea, eh? La chiave, signore. Grazie. Grazie, signor Shea. Mi dà la portineria. Resti in linea, prego. Sì? C'è una prenotazione a nome dei signori Booth. È stata fatta da Atene o da Londra? Un momento che vedo. Ecco, la prenotazione al Dionysos per i signori Booth. È stata fatta qui da Atene circa un'ora fa. Grazie. Grazie. Va bene, signore? Benissimo. 2 martini, per favore. Subito, mezzo a voi. Non trovi che è romantico questo posto?
Se stai pensando ad Adam, non ti preoccupare. Non ha dormito a casa stanotte. E allora mi sono detta che vada al diavolo. Se non è all'aeroporto, ci vado da sola. Seconda luna di miele. I martini, signore. Grazie. Inglese. Oh, mi scusi. Ah, ah. Non era la nostra. Oh. Penseranno che sono maleducata, ma non immaginano quanti americani si vergognano di dire che sono americani oggigiorno. Non è così, sir? Visto che lo dici tu, cara. Noi siamo americani, siamo di Cleveland. Sono la signora Parker e lui è mio marito, il professor Parker. Piacere. Insegna storia dell'arte alla Columbia University. Mm-hmm. Allora, caro, noi andiamo su all'Acropoli a vedere il Partenone al chiaro di luna, visto che meraviglia. Beh, ci buonasera. Vediamo. Buonasera. Ci saremo ancora quando avrete finito, Mr. Booth. Con comodo. È aperto fino a mezzanotte e potremo parlare tranquilli lassù. Non si affretti, si goda il pranzo e prova il musakà, è squisito. Sono della CIA. Oh, che strazio. Non ne posso più di queste buffonate io. Della CIA. Mi pare chiaro, no? Era tutto combinato. Si vede che aspettavano Adam. Ma tu forse lo sapevi. Senti, ti chiamo un taxi e torni in albergo. Cerco di sbrigarmi. Mr. Booth. Lei ha fatto molto presto a mangiare. Cosa ha preso? Uova alla cocca? Senta, è meglio sbrigarci. Sono rimasto interdetto quando l'ho sentito parlare. Non sapevo che fosse americano. Ho studiato in America. Cos'è che devo fare? Qui c'è un biglietto d'aereo e una prenotazione per una stanza. E dopo? Le sarà detto là. Dove sarà andata a finire mia moglie? Certo che nel nostro lavoro quelle che se la passano peggio sono proprio le mogli, no? Beh, arrivederci e buon viaggio. Signore e signori, tra pochi minuti prenderemo terra a Corfù. Vi preghiamo di allacciare le cinture e di rimanere seduti dopo l'atterraggio fino a quando l'aereo non si sarà fermato completamente. Grazie.
prenotato una stanza, mi chiamo Bo. Passaporto? Stanza 19, terzo piano. Grazie. C'è qualche messaggio? No. Può firmare anche dopo. Ah! Sì. Sono Parker. Sì. Senta, vada in piazza e mi aspetti davanti alla scala della chiesa che è vicino al suo albergo. Lei è in grave pericolo, faccia presto. Parker, senta. Lo sa chi sono? Il maggiore Balkov. Colonnello, i vostri archivi non sono molto al corrente. Perché ha ucciso Booth? Si svegli! Credevo
che usaste il Pentatol per far parlare la gente. L'abbiamo finito. Mi dica perché ha ammazzato Booth. So già come. Ora mi dica perché. Perché io sapevo che lavorava per voi. E nessuno mi credeva. Ed era così, vero? Era così. Stai facendo uno sbaglio terribile. Era così. Uno sbaglio terribile. Era così. Sbaglio terribile. Era così. Sbaglio, sbaglio, sbaglio. Era così. No, non era così. Booth ci ha preso in giro per anni e anni. Ci mandava informazioni ben congegnate che il vostro governo voleva farci pervenire. E noi ci credevamo. E il mio governo ha agito credendole esatte e ha speso miliardi, miliardi buttati via in armamenti inutili, un danno incalcolabile. Menzogne. No. Era molto intelligente. Capì perfino che noi ce ne eravamo accorti. E allora cessò ogni rapporto con noi. Ma noi lo volevamo. L'abbiamo tenuto d'occhio e abbiamo aspettato. E poi abbiamo saputo che doveva venire ad Atene. Era la nostra occasione. Ma lei ci ha prevenuto. E adesso sappiamo perché. Congratulazioni, Mr. Shea. Lei ha ucciso l'asso delle spie inglesi. Lasciatemi. No. Oh, Dio. Dio. Alzatelo. Vorrebbe morire, vero? La capisco e a me non dispiacerebbe. Ma non ancora. Lei ci ha liberato di Booth, ma adesso deve farci un altro piacere. Vogliamo Crawford? No. Venga con me. Le faccio vedere una cosa. Guardi in giardino. Cammini. Si muova. Dov'è Sara? Porco che non sei altro, adesso te la do io, Sara. Ma...
Ma che hai? Sei impazzito? Adam non era venuto a frugare nelle tue carte. Era venuto a parlarti di Sara. E tu volevi levarlo di mezzo. Ed è per questo che me l'hai fatto ammazzare, figlio di puttana. Ho ucciso un uomo innocente per colpa tua. L'hai fatto per avere Sara, eh? Vero o no? E tu non lo hai fatto per questo? Dava fastidio a me quanto a te. Dov'è Sara? Non lo so. Mi hanno detto di portarti qui e aspettare una telefonata. Ma tu come hai fatto a capirlo? Qualcosa me lo diceva che era un imbroglio quella sera, che tu mentivi. Ma l'odio per Booth mi impedì di ragionare. Tu come l'hai capito? Ho visto come lui la trattava e sapevo che l'amavi. Sì? Porti Crawford alla villa. L'aspettiamo. E cerchi di fare la svelta. Va bene. Erano loro? Le tue illusioni romantiche stanno per essere messe alla prova. Sono qui per questo. Si scambiano insieme. Va bene. Lei se ne può andare, signora Booth. Ah, un momento. Questo è il passaporto di suo marito. Lo aveva Shane. Stai bene? Guardi la fotografia nel passaporto di suo marito, signora. E chieda Shea che cosa ne ha fatto di suo marito. È sul fondo del canale della Manica, signora, dove l'ha buttato il suo amico Shea.
Questo gioco diventa sempre più pesante. Vado a prendere la macchina. È stato Philip a fartelo fare, vero? Ma perché? Tu lo sai perché. Non l'avrei mai pensato. Allora si vede che mi ama molto. E adesso cosa ti farà? Non mi importa. Io non posso fingere di soffrire per Adam. Non è stato mai niente per me. Devi andare via, John. Sparire. E forse un giorno io e te... Potevi portarla in un posto un po' meglio di questo. È proprio riuscita ad agganciarti, a quanto pare. Ma insomma, non lo vuoi capire. Quella gli uomini li vuole in ginocchio. E non lo lascerà mai, Adam. Adam è morto. L'ho ucciso io. Allora avevi ragione sul suo conto. No, avevo torto sul suo conto. E sul mio conto e su tutto. Un whisky and soda, per favore. Subito, signore. E così Booth è morto. Lei vuol sempre fare a modo suo. Credevo che fosse una spia russa. Il suo whisky, signore. Grazie. Beh, se questo la può consolare. Era proprio una spia russa. Lo sapevamo da anni, ma ci faceva comodo.
Abbiamo passato notizie false a non finire al KGB sovietico. Quando i russi e i cinesi hanno fatto baruffa, Buff si è messo coi cinesi. E noi abbiamo preso tempo. Per usarlo poi contro di loro. E sarebbe andato tutto bene se non ci si fosse messo lei. Signore e signori, l'Olympic Airways annuncia la partenza del volo 248 diretto a Londra. Grazie. Perché non me l'avete detto? Lei era un pesce troppo piccolo per saperlo. Ma gli avete permesso di far uccidere un sacco di gente. Ragazzo mio, siamo tutti merce di scambio in questo mestiere. Fa parte del gioco. Gioco. Sei. Noi avremmo intenzione di promuoverla. Diventerebbe uno dei grossi papaveri. Vieni, andiamo a casa. Thank you.